I. Barra spaziatrice. I. C. H. I. E. S. T. O. Barra spaziatrice. Chiesto. Chiesto. Beh, qui andava un punto di spazio. I maiuscolo. N. Barra spaziatrice. In. S. E. G. U. I. T. O. Barra spaziatrice. Seguito. 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 Spazio. Barra spaziatrice. Seguito. Il messaggio, scusate, non è in seguito. Segna posto. Manderò una mappa concettuale. In seguito, T. Documento vuoto. Barra spaziatrice. T. T. M. A. N. D. E. R. O. Barra spaziatrice. Manderò. D. Manderò. Barra spaziatrice, dei, dei, I, L, E, barra spaziatrice, file, A, U, D, I, O, barra spaziatrice, E, audio, E, U, N, A, barra spaziatrice, una, A. P. P. A. Barra spaziatrice. Mappa. M. E. N. T. A. L. E. Barra spaziatrice. Mentale. Ecco, allora abbiamo scritto, no, ciao, ti mando il link che mi hai chiesto, in seguito ti manderò dei file, eccetera. E dopodiché, naturalmente, spediamo il tutto, no? Come già sapete, come si fa, no? Basterà fare un invio, qui bisognerà completare questi campi, sono cose che sapete fare molto corpo bene. Corpo del messaggio. Allora, questo per quanto riguarda lo nuovo step messaggio. Stay. Segna la parte iniziale dello step 6. Scansione disattivata. In realtà, lo step 6 chiusura in corso dell'assistente vocale comporta anche che voi svolgiate un'altra attività abbastanza, diciamo così, impegnativa, se vogliamo. Perché oltre a mandare, diciamo, la mail al vostro compagno di esercitazione, dovrete anche al vostro collega, insomma, la vostra controparte, come la vogliamo chiamare, e dovrete anche, diciamo, ecco, creare con Drive, fare in modo che questi file siano condivisibili, ecco. Quindi dovrete creare dei link con Drive in modo tale da poter rendere possibile l'accesso ai file al vostro compagno di lavoro. Allora, come si fa? Quindi, una volta creato il file audio, i file di testo, le mappe e quant'altro, rendili condivisibili al compagno e invia a lui l'invito a leggere o a ascoltare, insomma, quanto hai creato. Quindi, successivamente vi potrete poi confrontare su quanto fatto, no? E appreso. Ok, allora come si procede in questo caso? Allora, per svolgere questa attività sarà necessario evidentemente disporre dei vari file. Allora, qui abbiamo 1, 2, poi cos'altro avevamo? Ecco, e la mappa che avevamo creato, no? Questi tre file devono essere resi disponibili anche al compagno. Allora, sarà necessario evidentemente rimanere sempre connessi tramite il vostro account e accedere al al Drive. Dovete accedere al Drive e poi
qua. Dovete caricare quindi i file dovete caricare i file quindi sulla vi conviene fare una creare una cartella a questo punto. Allora, creato una cartella. Creiamo sta benedetta cartella. Ecco qua. Creiamo una cartella, la chiamiamo per esempio esercitazione 1. Creiamo la cartella, apriamo la cartella e inseriamo nella cartella i file che ci ritroviamo sul desktop, no? Quindi questo. Poi questo. Dov'è? Ecco qua, l'audio di cui avevamo parlato nell'altro filmatino. E poi, mentre lo carica, non so quanto ci metterà a caricarlo, mettiamo anche la mappa. Mappa che abbiamo creato poco fa. Eccola qui, no? Attenzione di metterci dentro quella giusta, sì. Ok, la mappa, quella in formato BMP. Ecco, intanto il tutto si caricherà, verrà eseguito un upload, chiamiamolo così. Bisognerà quindi avere un attimo di pazienza. Una volta eseguito quindi l'intero upload, bisognerà quindi fare in modo che questa cartella, cioè invitare il vostro compagno, l'amico, il compagno, la compagna, chi lavora con voi e chi deve condividere questi file, poterli vedere o eventualmente anche modificare, bisogna invitarlo, no? E dargli, concedergli gli accessi. Magari questo è un lavoro un po' più difficile. Questo vi potrete far aiutare eventualmente. Ecco, se ci fossero delle difficoltà. Comunque, adesso sta terminando il caricamento. Io sto facendo naturalmente tutto sulla mia. Cioè, che? Sei offline? Alt no, allora. Offline? No, non direi proprio no. Ecco qua. Allora, adesso i file ci sono, quindi io cosa faccio? Torno sulla cartella e condividi. Clicco, seleziono condividi, inserisco qui la mail delle persone con cui voglio condividere, non so, voi io naturalmente non inserisco alcunché perché. E poi qui devo selezionare se scegliere, insomma, quali attività può svolgere il mio collega, insomma, su questi file.
può organizzare, aggiungere, modificare o può solo visualizzare. Ecco, no? Deciderete voi. Diciamo che sia soltanto questo, allora può solo visualizzare, altrimenti c'è la penna per indicare che appunto può anche lavorarci sopra. E niente, a questo punto faccio fine e buonanotte. Va bene? Quindi la cartella diventerà quindi condivisibile. Proviamo a fare una. Allora, di fantasia, tanto per dare un'idea del. Ecco, allora faccio invia a questo punto, no? Qui non c'è un fine, ma c'è un invia, perché nel momento in cui metto qua posso aggiungere una nota, invio il file da visionare, che ne so, e quindi, no? Faccio invio. Quindi, naturalmente, io qua non posso esporre più di tanto. Per carità, per motivi vari, la mia casella di posta, no? Se io andassi, come fare? No? Quindi andrò poi a vedere nella posta e mi accorgerò nella mail che mi sarà pervenuta. Una mail, no? Una mail appunto cioè il vostro collega riceverà a sua volta, no? Io qui ho fatto un giochetto un po' così per semplificare.